Ruota la capsula C, per favore. Che genere di difficoltà avevi, David? Sembrano delle interferenze sul canale D. Diamo un'occhiata. Apri il portello. Ruota la capsula, per favore, Hal. Interrompi la rotazione, per piacere, Hal. Ruota la capsula, Hal. Ruota la capsula, per favore. Non credo possa sentirci. Ruota la capsula, per favore, Hal. Sì, ora non ci sente. Allora, cosa ne dici? Non saprei, tu che ne dici? Io ho una bruttissima sensazione. Sul serio? Già, molto precisa. Tu no? Non lo so, credo di sì. Però sappiamo che ha ragione quando dice che la serie 9000 non ha mai commesso errori. È vero. Purtroppo queste sembrano un po' le ultime parole famose. Già. Tuttavia ha consigliato lui l'analisi delle cause di avaria. E ciò indicherebbe la sua onestà e la sua fiducia in sé. Se avesse sbagliato, sarebbe il modo per provarlo. Se sapesse di aver sbagliato. David, non riesco a spiegarmi, ma senti lui qualcosa di molto strano. Comunque non c'è motivo per non rimettere a posto l'elemento e accertare se l'avaria si verifica. Sì, su questo sono d'accordo. Allora facciamolo. Ok. Ma senti, David. Se rimettiamo a posto l'elemento e non si guasta, questo sistemerebbe le cose per quanto riguarda Hal, non credi? E saremmo in una situazione gravissima. Sì, non ti pare? Che diavolo potremmo fare? Beh, non avremo molte alternative. Secondo me non ne avremo nessuna. Non c'è neanche una delle operazioni di bordo che non sia sotto il suo controllo. Se ci risultasse che funziona male, non avremo altra scelta se non quella di escluderlo. Sono d'accordo con te. Non ci sarebbe altro da fare. Sarebbe complicato. Già. Dovremmo escludere le sue funzioni cerebrali superiori senza disturbare il sistema automatico di regolazione. E dovremmo anche studiare i mezzi di trasmissione per proseguire la missione seguendo i controlli del calcolatore a terra. Già, ma sarebbe più sicuro che lasciare dirigere tutto a lui. Anche un'altra cosa mi è venuta in mente. Per quanto ne so, nessun calcolatore 9000 è mai stato escluso. Ma nessun calcolatore 9000 aveva mai commesso errori. Non volevo dire questo. Non so come la prenderebbe.